ragazzi, ciao da Nick, bentornati qua sul Nickcraft. Allora ragazzi, andiamo un po' a vedere il nostro query a che punto è arrivato. Come potete ben vedere, la lava ovviamente è finita dallo scorso gameplay, dal precedente ad ora. Saranno passate, credo, forse anche 24 ore, ragazzi, non ne sono sicuro. Comunque ne è passato di tempo dal precedente gameplay ad ora, ovviamente. E come potete ben vedere, ha fatto già un gran bello scavo, bisogna dirlo, Ha scavato già veramente tanto e immagino molti di voi saranno curiosi di sapere in questa unica chest che c'è sta. Cosa abbiamo, ragazzi? Apriamo. Bisogna dire che dallo scorso gameplay ad ora quasi pare che non è cambiato niente. In realtà, se guardate, abbiamo, ragazzi, 40.387 pezzi di cobblestone. Ragazzi, ho 40.388 adesso di cobblestone. Cioè, posso costruire, che ne so, un castello, me sa, ma pure di più. Abbiamo accumulato una cifra disumana di cobblestone, una cifra assurda. Così come la terra, abbiamo 7.726 pezzi di terra, 1.300 pezzi di gravel, che se vi ricordate qualche gameplay fa, mamma mia, andavo in giro per cercarne un pochettino, adesso ne ho 1.300, 637 di marble, 600 pezzi di carbone, 600 pezzi di limestone, ok, ma penso di averlo detto giusto, lasciate perdere Nick con l'inglese, ma anche con l'italiano ha qualche piccolo problemino, perché ragazzi, che vedete, lo sapete, molti di voi lo sanno che sono partito abbastanza giovane per la Germania per lavorare, quindi poi alla fine l'italiano è andato un pochettino messo da parte per il lavoro. Quindi non ho studiato moltissimo, ho preferito andare a lavorare un po' presto. Vabbè, comunque, insomma, dai, mi arrangio, ci provo a parlare nel meglio dei modi. Quindi, allora, cosa abbiamo? Vabbè, copper, che alla fine è un po' la stessa cosa. Iron, quindi ferro 226, altro copper. Abbiamo un mucchio di copper, perché alla fine va, copper vale sempre quello. Quindi abbiamo all'incirca 800 pezzi di copper, sulfur, tin, flint. Vabbè, questo flint mi pare che c'era già prima, tin, yellowite, apatite, beh, insomma, abbiamo un mucchio di cose, tranne le cose più belle, perché ovviamente ancora non è arrivato fino in fondo, quindi è piuttosto probabile che poi quando arriverà in fondo magari riuscirà a trovare pure tanti diamanti. Abbiamo ancora molto spazio, vedete, 23.580 su 65.000 e passa, quindi credo che dovrebbe bastare questa unica memoria. Poi ti voglio dopo, devo decidere che farci con tutta sta terra e con tutto sta pietra. Ok, dato che i motori non ricevono più lava, perché la lava è finita chissà quante ore fa, ragazzi, direi che mo vado a vedere se abbiamo un bel drum pieno e lo mettiamo qua, perché tanto alla fine è inutile non usare i drum di lava, tanto vale che li usiamo. Ok, va bene anche così. Ah, teoricamente potrei anche... Vabbè, lasciamo questo, vai. Ok, ragazzi, allora andiamo a vedere un attimino se abbiamo un pochettino di lava. Ma sicuramente, perché mi ricordo che avevo messo i drum a caricarsi. Dobbiamo anche vedere effettivamente com'è la situazione sotto con i drum. Cacchio, tempo che carica, da moglie tempo. Ok, andiamo a vedere, ragazzi. Ok, eccoci qua. Tre drum sono pieni, sicuro. E ancora c'è un bel po' di lava. Vediamo un po'. Però vedete che sta iniziando a terminare. Allo stesso tempo bisogna dire che il collegamento non so più sicuro che ci sia. Oh, mamma, c'ho paura. Facciamo così. Ok, devo andare, ragazzi, a riunire la lava. Devo stare attento a non rimanerci fregato. Mi faccio... Oddio.
Ok, vado per di qua. Ok, ho unito la lava, un po' di cobblestone, male che va, ne ho veramente tanta in una unica chest. Ok, quindi qui ho unito la lava così che poi se la va a ciucciare. Devo andare ad unire anche qui, ragazzi, che come vedete inizia. Ok, ho unito anche di nuovo qui la lava, perfetto. Allora, mo questi me li devo portare, assolutamente non devono finire nella lava. Ne abbiamo tre, perfetto. Qui c'è un altro po' di lava, poi si vedrà. L'ultima pagnotta, amagniamo. Ok, le ali stanno finendo, prendiamo quelle no. Ok, ragazzi, allora torniamo dove dobbiamo tornare, dai. Ok, ragazzi. Ah, tempo che carica come al suo solito. Perfetto. Allora, abbiamo la lava, pure tanta, bisogna dirlo. Ne mettiamo semplicemente uno qui. Così. Ok, questo non serve. Gli diciamo che deve scaricare. Vediamo se mi riesce. Eccolo. Perfetto. Stiamo alimentando a dovere adesso i nostri tre motori. Vedete che si riempiono di lava. Adesso finalmente inizieranno a dare energia come si deve. Eccolo, vedete ragazzi che sta scavando adesso a velocità decisamente più veloce, dai. Più veloce, questo mi servirà prima o poi, eh. Questo serve sempre, ce lo pigliamo. Va bene, allora ce ne possiamo andare, andiamo verso l'uscita, che adesso, come vi dicevo nel precedente gameplay, iniziamo un pochettino a considerare la questione dei treni, ragazzi. Iniziamo un pochettino a considerare come si craftano sti treni. Allora, andiamo ad accendere qua. Scarichiamoci dentro quelle cose che possiamo meglio togliere dal nostro inventario. I drum no, questo non mi serve. Questi no, li poso qua, questi che prima o poi li uso. Ok, allora i drum un attimino, ragazzi, andiamoli a mettere. Oddio, cacchio. Vieni, 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 oddio. Vieni. Ma perché poi proprio i creeper? Lo so, ragazzi, mi dite Nick, mettici la porta. Lo so, ma teoricamente non dovevano apparire dentro, no? Se ci sta la luce, no? Non vorrei che mostre le luci che ho messo dentro casa. Non servono a niente. Oh, quello me se ne va sopra, però, dai. Accidenti, se mi distrugge. Pericoloso, eh? Signorino, signorino, oddio, 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 non esplodere, ti prego. Ti prego, non esplodere. Ti prego, non esplodere. Oddio, non esplodere. Non esplodere, non esplodere, non esplodere, non esplodere. Ah, quel paese! Ah, è morto. Mamma mia, che paura. Soprattutto perché qui sotto ci stanno le batterie. Mi distrugge le batterie, fa un danno. Vedete che le batterie sono quasi scariche. Quindi dobbiamo andare a mettere i nostri drum. Ecco, mi dovevo portare questi da mettere a caricare, vabbè. Allora, abbiamo i nostri tre drum, due drum. Credo che già così dovrebbe funzionare. Ok. Grazie, raga. Ok. Sto tempo un po' freddo, un po' caldo, non ci capisce cosa. Ok, va bene. Allora, dicevamo riguardo ai treni, adesso andiamo a vedere come si craftano. Allora, questo non serve, i drum li posiamo, mi serviranno prima o poi, sicuro, ovviamente serviranno. Ok, allora, per i treni, ragazzi, dobbiamo cominciare creando un oggetto. E si chiama, no. Come si chiama? Assembly.
Allora, dobbiamo creare questo, Assembly Table Tech 1, diciamo, insomma, il primo tipo che ci permette di creare i treni, diciamo, a carbone. Cominciamo, insomma, dal carbone, anche perché l'elettricità, sì, ce l'abbiamo, però non è che trasportabile, no, non proprio. Ma cominciamo comunque dalle basi. Quindi cominciamo dall'Assembly Table Tech 1, abbiamo bisogno di due pistoni, 1 e 2. Bene, ok, perfetto. Assembly table ce l'abbiamo. L'assembly table. Allora, come potete ben vedere, qui dentro dobbiamo metterci vari componenti per creare sto benedetto treno. Se parliamo dei treni a carbone, quindi steam, train, craft, o come li volete chiamare. Ce ne stanno vari modelli, cambia diciamo la potenza del motore. Io vorrei prenderne uno, diciamo così, non troppo complicato da costruire magari. Quindi potremmo provare tipo questo che è un treno medio, diciamo, no? Ce ne stanno di più scarsi, cioè da 250, da 150, noi abbiamo questo da 400, ce n'è anche da 800 e quindi dobbiamo creare queste cose. Dobbiamo craftare tutto questo. Sai che ti dico? Aspetta, io me lo metto qua vicino invece perché fare avanti e indietro non mi conviene. Facciamo così. Mettiamolo qua che fare avanti e indietro proprio non ne ho voglia. Quindi cominciamo dall'Iron Chimney qua, come cacchio si chiama? Quindi, allora, Iron Kim, eccolo qua. Perché non mo crafta, scusa, dove si crafta? Perché, oh, cavolo. Ok, da capo. Ah, lo devo fare nel train workbench, ok, va bene. Allora dammi un po' di iron, ok, allora non serve a niente questo. Devo crearlo sempre qua, che scocciatura, vieni. Ok, train workbench. Mettiamolo sopra, va. Allora, train workbench. Cominciamo da sto coso. Eccolo, due. Ok, ce l'ho. Poi abbiamo bisogno. Dunque, qual era questo qua? Questo ce l'abbiamo. La cabina. Ah, la cabina è abbastanza semplice. È come creare una chest. Dove sta? Un po' di legno. Legno, 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 ci sarà del legno già pronto da usare? Sì, ne abbiamo un po'. Train workbench. E facciamo due cabine. E ce le abbiamo. Poi abbiamo bisogno di il bollitore. Oddio, quattro, tre secchi di acqua. Due ce li ho. Dov'è il terzo secchio? Dovrebbe esserci un secchio da qualche parte. E qui non lo vedo. Vabbè, creiamo un secchio, dai. Facciamo un secchio se fa prima. Oppure forse ce l'ho qua dentro. Eccolo qua. Ok, tre secchi di acqua. Non è un problema perché qui abbiamo la nostra acqua. Dove sta? Un, due, tre. Fatto. Andiamo giù. Dunque, che ci voleva poi? Allora, si metteva così e penso iron, giusto? Ecco qua, bollitore, stem. Poi abbiamo bisogno di sto iron firebox. Ok, flint and steel. Dobbiamo fare un flint and steel. Flint and... Ah, no, questo non va bene. Ne serve uno. Ok, dunque, com'è che si faceva questo qui? Era poi tutto iron. Eccolo qua, ok. Perfetto. Steam. Ci vuole un po', ragazzi, però non è difficile come pensavo. Ecco, questo è pure una facile facile. Ok. Per finire abbiamo bisogno di... Ah. Una cavolata, uno di questo e questo, 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 perfetto.
Manca due stick. È questo. Vabbè, i stick sono una fesseria da fare, dovrei averceli anche già pronti, credo. Allora, due stick. E per finire che ci voleva la rosa? Allora, per finire, questa mi sa che è la cosa più complicata. Vediamo un po'. Sì, un fiore di rosa. Mamma mia, ragazzi, abbiamo tutto. Devo andare a cercare le rose. Pensa un po'. È stato facile, facile. Mi tocca andare in giro a cercare le rose. Ok, eccoci tornati a casa. Tornati a casa. Vediamo se abbiamo un po' di cibo. Ecco, mettiamo qualcosa in pancia. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Dunque. Se non sbaglio, mi serve solo una rosa che va messa qua e mi fa due di questi. Le rose le posiamo. Questo lo posiamo. Landmark posiamo lì qua. Ok, questo lo posiamo. Questo no. Ok. Allora, direi che ci siamo. Dobbiamo adesso assemblare il tutto. È solo che non mi ricordo le posizioni, quindi andiamo un po' a vedere. Ok. Scusa, me ne da 3, non ho capito. A 1. Ok, ragazzi, abbiamo la locomotiva. Ragazzi, abbiamo la locomotiva. Magnifico. Direi che ci vuole una chest. Una cesta a parte, perché queste sono tutte cose singole e vado a riempire troppo facilmente il nostro inventario qui. Da qualche parte, quindi mettiamo le cose qua. Quindi per i treni mettiamo il tutto qui. Il trenino ce lo teniamo. Perfetto. Allora, ora dobbiamo creare chiaramente i binari. Allora, i binari ci stanno quelli, diciamo, classici della Railcraft, questi qua. No, non questi, questi, vediamo. Sì, questi qua, insomma, no? Ma sono decisamente complicati da costruire, bisogna dirlo, non so cose semplici. Sono abbastanza complicati da fare. Ma quelli che invece ci offre sempre la Traincraft, questi qua, sono veramente facili da fare. Eccoli qua, small, medium e lungo. Lungo, piccolo, medio, grande. Quindi per fare quelli piccoli dobbiamo usare iron e un pochetti e un pezzo solo di questo. Quindi dovrei andare, credo, qua, mettere questo qua così. Ho sbagliato? Iron. Ah no, qua cosa? Ah, qui ci va steel, ok, no, pareva troppo facile, ok. Queste però comunque di steel ne abbiamo già probabilmente. Eccolo qua, steel, ne abbiamo un po'. Quindi potrei già fare un po' di tracciati. Eccoli qua, 32 ragazzi, mica pochi. Quindi questo va qua, questo. E poi ci vuole un po' di questo. Vediamo un po', eccolo, mettiamo dentro uno, eccolo qua, 64. Se io voglio creare quelli medium, mi pare che se fa così, esatto, medium, e ne fa due. Diciamo che ne voglio fare una decina di medi, anzi, 10 medi, ok. Quanti cavolo me ne... Ah, ok, così. Ok, quindi sono 20 medi, 44 corti. Se io volessi fare, ecco qua, la curva. Chiaramente le curve sono importanti. Ne abbiamo adesso un paio. Abbiamo le curve. Se io volessi creare anche... Se volessi creare questi che servono per scendere o salire... possiamo farli di legna, gravel e ballast, non so che. Allora, gravel non dovrebbe essere un problema, ma anche di legna non lo è. Quindi se volessi farli abbastanza easy, se avete visto. Ok, facciamone un po'.
Sta piovendo, vedete che è diventato. Ok. E abbiamo anche i tracciati per scendere o salire. Vedete che sta piovendo, c'è la nebbia. Se è notte vado un po' a dormire così che. Ok, così che torna il giorno. E quindi, insomma, ragazzi, abbiamo il nostro. Abbiamo un po' di tracciato. Facile facile da fare, avete visto? Alla fine. Ora qualcuno chiaramente dirà Nick, come al solito molti mi dicono il crafting fallo, cioè taglia, però io almeno una volta ve lo devo far vedere perché chi gioca al mio mod pack almeno deve capire come si craftano le cose. Ok, allora dato che abbiamo adesso un po' di cose, facciamo una prova, un circuito piccolo piccolo per provare un pochettino sto treno e vediamo un po' come va, insomma. E allora vi faccio vedere il tracciato che scende, che sarebbe questo. No, lo devo mettere al contrario. Allora, va messo così fino a quando non appare, vedete? Possiamo mettere quello medio. Vedete che sono tre pezzi, questo invece è da un pezzo. Quindi facile facile. La curva mi devo mettere così se la voglio mettere verso destra. E invece no. No. Ci vuole un po' di fortuna per metterla giusta. Ecco. Vedete insomma ragazzi, più o meno è facile, è semplicissimo, vero? È una cosa facile 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 da fare. Sono facili da creare e facili da. E facili insomma da unire, cioè non è difficile questo tipo di mod. Ecco fatto. Posso andare ad unire. Dove stanno le curve? Ok, abbiamo creato quindi un tracciato, ragazzi. Adesso io ci metto il nostro trenino, ovviamente il trenino va a carbone. Allora, mettiamo il trenino. Il trenino, ragazzi, vi dicevo, va a carbone e va pure. Bisogna metterci l'acqua, ovviamente, perché in un bollitore ci va l'acqua. Allora, l'acqua non è un problema, la prendiamo da qua. E il carbone ne abbiamo un po' qua. Non mettiamo troppo perché, boh, ok, potrei anche lasciarlo qui il treno, non è un problema. Ok, allora, come facciamo? Ti pare che mo ricordo come si apre il menu? Ah, il menu si apre con la lettera R. Allora, mettiamo dentro l'acqua. Vedete? Acqua e carbone nel bollitore. Aumentiamo il volume perché questo va sentito. Mamma mia, ragazzi, ma che bello! Guarda quanto è bello il nostro trenino, raga! Perfetto! Gli stiamo dando, ragazzi, il tempo di scaldarsi. Vedete? Adesso dovrebbe essere pronto. Vedete? State hot. Il motore è caldo. Teoricamente mo è facile, basta schiaccio W. Ok, chiaramente più schiaccio W, più accelero. Diamo un po' più gas. Non so se c'è il tasto per suonare, ragazzi, non lo so, ben boh. Diamo un po' più gas. Dovrebbe fare circa 50 di velocità massima. Ok, perfetto, eh? Ok, per frenare mi pare che devo. Ah, ok. Basta tenere premuta la S e si frena. Arriviamo a zero. Schiaccio R e qui c'è il freno. Break, togliamo il carbone, se no se lo mangia tutto. Perfetto. Chiudo, come si fa? Ok, ho tolto il carbone, si spegnerà ovviamente. Perfetto, ragazzi. Allora abbiamo il nostro trenino a carbone.
Lo possiamo utilizzare a poco, ovviamente avrei intenzione tipo di creare un tracciato che va fino al grande vulcano, tipo che io poi posso prendermi la lava, insomma faremo qualcosa ce la inventiamo. Vabbè ragazzi, allora per il momento ci fermiamo qui, mi studio un po' come fare nel prossimo gameplay, vediamo, cerco un pochettino di creare un primo tracciato che serva a qualche cosa. Lo so che mi chiederete, Nick, crea una stazione, crea questo, crea quello. Ci arriviamo a poco. Per cominciare, penso che si inizia piazzando il tracciato e basta. Poi a poco magari lo facciamo sempre più bello, eccetera, eccetera, eccetera. Per il momento, per cominciare, si comincia con qualcosa di semplice che funziona e poi a poco mi ingegno un po' su cosa possiamo fare. Va bene ragazzi, quindi io spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Come sempre ragazzi, commentate, iscrivetevi, mamma mia quante piume, vale. Iscrivetevi quindi ragazzi, lasciate un bel pollicione in su. Ci becchiamo ragazzi presto in un prossimo video. Ciao, alla prossima!